Grazie Presidente, più di uno gli striscioni affissi lungo il perimetro della fabbrica, quella fabbrica così bella, come aveva detto al figlio Claudio. Le sue ultime parole sono state per quel sogno realizzato partendo dal Collegio dei Martinit di Milano. Da Milano ad Agordot tra le Dolomiti per creare l'azienda leader mondiale dell'occhialeria. L'ultimo saluto a Leonardo Del Vecchio, scomparso a Milano 87 anni, è stato un ciao corale misto ad un enorme ringraziamento. Una fabbrica luxottica diversa dalle altre, una grande industria con un grande cuore, dove il benessere dei lavoratori era il core business di un business che dà valore alle persone. Le tante in tuta blu che hanno partecipato alle esequie al Palaluxottica di Agordo, alla moglie, ai figli e ai dipendenti ha lasciato qualcosa di straordinario, il commento più diffuso durante la cerimonia discreta a cui hanno partecipato molti nomi dell'imprenditoria nazionale e della politica. Il ministro Federico D'Incà, Luciano Benetton, suo compagno di laurea a Venezia, il figlio Alessandro, Vittorio Tabacchi di Safilo, l'ex amministratore delegato Guerra e l'amico ed avvocato Maurizio Paniz.